Un pensiero e un caro saluto ai volontari, ai dipendenti delle pubbliche assistenze della rete ANPAS. Siamo operativi sin dall'inizio dell'emergenza e continuiamo a esserlo e dovremo continuare a esserlo perché questa patologia, è vero, in questi giorni ci fa vedere un leggero calo e una situazione in cui la curva epidemiologica sta per ridursi, ma sono tantissimi i nuovi casi e purtroppo ancora tanti i decessi. Quindi dobbiamo stringere i denti e insieme a tutta la comunità continuare a essere al servizio dei cittadini, così come i nostri nonni, bisnonni, da oltre 100 anni hanno sempre voluto fare, verificare le esigenze, i bisogni emergenti e trovare delle soluzioni, perché stando insieme, essendo una comunità unita, faremo anche il nostro meglio in questa situazione e lo stiamo facendo per ridurre l'impatto di questa calamità, di questa pandemia. Abbiamo svolto servizi in vari ambiti, nelle centrali operative regionali, nazionali, nell'attività di protezione civile legata a questa emergenza, ma anche nei servizi del 118, nei servizi di trasporti secondari, in tutte quelle attività tipiche e non tipiche della nostra associazione, dove siamo un punto di riferimento. Davvero fondamentale continuare. Questo virus ci terrà ancora compagnia per molto tempo e noi dovremo uscire mentre gli altri stanno a casa, dovremo farlo però seguendo i protocolli di protezione perché come tutti gli operatori sanitari siamo ovviamente sottoposti a un rischio maggiore rispetto a quello della popolazione generale, ma io credo che ormai abbiamo capito cosa dobbiamo fare, qual è il nostro nemico e come riuscire, e lo faremo senz'altro, a eliminarlo e a ritornare a una vita normale e a far crescere, ricrescere le nostre associazioni. Andiamo avanti così, insieme, tutti, 100.000 volontari, tutti i nostri dipendenti, tutti i nostri mezzi, tutte le nostre sedi sono luoghi stupendi di crescita e soprattutto in questo momento di emergenza. Arrivederci a tutti.